pianoforte è uno strumento piuttosto neutrale, finalmente, ma ha delle possibilità quasi illimitate di trasformarsi. Allora, il processo con il quale il pianoforte può diventare uno strumento cantante. E vedere che questo strumento in qualche modo veramente reagisce e può dare, almeno segue in qualche modo il vostro desiderio, la vostra ricerca che fate, è una cosa straordinaria. È la ragione per cui sono tuttora entusiasta di essere pianista. Chi è questo ragazzo dipinto nel quadro dietro di lei? Sarà lei? No, assolutamente. È il fratello di mio nonno. Il fratello di mio nonno che scappò di casa a 16 anni nel 1800 e andò ad arruolarsi con Garibaldi e partecipò alla battaglia di Mentana, quando Garibaldi fece la lotta allo Stato Pontificio, da solo, senza l'aiuto dello Stato italiano, e lì morì. Nel combattimento? Nel combattimento, sì, sì. Ma è incredibilmente uguale. Sì, sì. È sempre stato difficile per me parlare della mia infanzia, non so per quale ragione, una ragione personale misteriosa, ma comunque quello che è certo è che nella famiglia c'erano degli artisti. Mio padre era un architetto che ha partecipato al movimento per l'architettura moderna negli anni 30 in Italia, e mio zio Fausto Melotti è stato un importante scultore, ha fatto delle importanti sculture astratte degli anni 30 e poi è ripreso negli anni 60 e 70 con lavori molto notevoli. E mia madre amava la musica, aveva cantato, aveva suonato il pianoforte e c'era una passione molto forte per la musica da parte di tutti, anche da parte di mio padre che aveva suonato il violino, da parte di Fausto Melotti che aveva suonato il pianoforte.
Ma per esempio, sicuramente la corrente Debussy, Ravel, Stravinsky era molto amata da loro, un po' meno la corrente austro-tedesca. Di Schoenberg e Weber non parlavano, li ho scoperti più tardi. Sicuramente ho assimilato tutto questo inconsciamente, e questo mi ha dato una certa apertura, un certo entusiasmo per l'arte moderna che è rimasto fino ad ora. Hanno avuto senz'altro un ruolo tutti gli avvenimenti musicali della città di Milano a quell'epoca, che erano per la verità numerosi, perché lei deve pensare che quasi tutti i grandi pianisti venivano a suonare a Milano. C'era Arthur Rubinstein quasi ogni anno, c'era Benedetti Michelangeli naturalmente, c'era Walter Gieseckin, c'era Clara Haskell, Edwin Fischer, Wilhelm Backhaus, Alfred Cortot, poi naturalmente c'erano direttori d'orchestra. Quando Toscanini diresse un concerto wagneriano avevo 10 anni e mi ero infilato in un palco, era vietato sentire qualcosa. Però io ero troppo immaturo per apprezzare in quel momento quel che sentivo. Però indubbiamente anche questo avveniva a Milano. Venne Herbert von Karajan, Furtwängler diresse il Ring, il meraviglioso Ring di Furtwängler io lo conosco dai dischi oggi, ma non assistetti in quell'epoca. C'era la presenza di Mitropoulos, li sentì dirigere per esempio Peleas e Melisande di Schoenberg, la Sinfonia delle Alpi di Strauss. Però questo glielo racconto solo per dirle il clima musicale che c'era nella città e che era abbastanza ricco. Chi ha deciso di metterla al pianoforte? Lei? I miei genitori, senz'altro. Era una cosa molto naturale. Ho cominciato a 5-6 anni. Evidentemente avevo molta facilità, quindi arrivai a suonare in modo, diciamo, in un certo senso accettabile, anche qualche opera celebre, accettabile nel senso da un giovane, evidentemente, da un pianista in erba, insomma. Credo che feci piccolissimi concerti, un concerto a 9 anni, un concerto a 10 anni, poi 12, 13, avrò fatto 3 concerti, qualche cosa di questo genere. (Ride)
È curioso, lei mi induce a tornare a queste memorie, cosa che non faccio mai, per cui non ricordo molto bene tutto questo. Ne ho un ricordo, forse è strano, ma ne ho un ricordo abbastanza vago. Quindi il suo primo contatto con lo strumento fu qualcosa di totalmente naturale, quasi senza sforzo, senza preparazione, senza lavoro? Ma no, ricordo che il mio primo insegnante, Carlo Nati, cercò di darmi i minimi rudimenti della tecnica, la posizione al pianoforte, queste cose. E poi in fondo basta, mi lasciava suonare. Mi lasciavano suonare così a modo mio. Ecco, con Carlo Vidusso mi fece studiare gli studi di Chopin, che eseguì in pubblico a 14 anni, e questo ricordo tuttora, questo è un ricordo preciso, fu per me un enorme sforzo, perché non avevo ancora una tecnica veramente sviluppata per queste opere così difficili. Ma indubbiamente mi ha aiutato a formarmela, una tecnica più sicura. Konkurs Chopinowski zakończony. Jury zakończyło swe prace. Werdykt wydany. Pierwsza nagroda, 18-letni Maurizio Pollini. Jego interpretacja muzyki Chopinowskiej budziła zgodny podziw już od pierwszego etapu. Po raz pierwszy pianista włoski zdobył tę trudną i zaszczytną nagrodę. Konobi a Varsavia per la prima volta direttamente Arthur Rubinstein, che avevo già ascoltato precedentemente nei suoi concerti milanesi, ma lo conobbi di persona. Lui venne nel concorso solo per la finale. La straordinaria simpatia dell'uomo era assolutamente evidente e diede un consiglio che io ritengo forse sia il miglior consiglio che abbia mai sentito in tutti questi anni per suonare il pianoforte, perché convocò me e un altro pianista, Michel Bloch. Allora Rubinstein ci fece un insegnamento rapidissimo, mettendoci il suo terzo dito sulla spalla ai due ragazzi e dicendo: io suono sempre col peso, per cui non mi stanco mai. E fece sentire il suo peso, che era assolutamente impressionante. Evidentemente non il peso del dito, riusciva a trasmettere sul suo dito mediano tutta la forza del suo braccio, della sua spalla, eccetera, ma in maniera del tutto naturale. E diceva che era il fondamento della sua tecnica, che gli permetteva di non stancarsi mai e di evidentemente ottenere il suono magnifico che aveva. Questo fu per me senz'altro una lezione, ma più ci ripenso dopo molti anni, naturalmente, più la trovo preziosa. Cioè, sa, le lezioni qualche volta si apprezzano di più anche a distanza, no? Rimangono dei ricordi.
aver detto che Maurizio Pollini suona meglio di tutti noi, no? Questo non è esatto. Rubinstein disse che io suonavo già meglio tecnicamente di qualsiasi membro della giuria. Ho sempre pensato che lui abbia detto questa affermazione per anche un po' per prendere in giro i suoi colleghi della giuria, perché era simpatico e divertente dire che un ragazzino suonava tecnicamente meglio di loro. Io ho sempre pensato che l'avesse detto anche per questa ragione. Comunque qualcuno poi, senza che io lo sapessi, ha manomesso questa dichiarazione di Rubinstein, togliendo il tecnicamente dall'affermazione, per cui diventò un complimento veramente esagerato. Ecco. Maurizio Pollini è giunto quest'oggi alla Malpensa di Milano ad accoglierlo giornalisti, fotografi, cinereporter e i suoi familiari. Pollini è stata una prova molto dura. È stato piuttosto snervante perché è durato molto. Il concorso è durato circa 3 settimane. Quanti erano i partecipanti alla prima eliminatoria? Poco meno di 80, credo. Il presidente onorario della giuria, Rubinstein, ha detto che lei è un talento colossale. Mi ha detto molte cose straordinarie e quasi esagerate. Qual è stato il momento più difficile da superare, secondo lei? Forse il primo, la prima prova. Infatti sappiamo che era un po' nervoso, è vero? Sì, no, molto nervoso durante tutto il concorso, ma questo è quasi naturale. Col premio Chopin in tasca lei inizia la carriera sotto i migliori auspici. Sappiamo già che ha numerosi impegni, è vero? Sì, è vero. I concerti in Europa? I concerti in Europa. Dopo il concorso di Varsavia mi sono trovato in una situazione per me piuttosto difficile, perché naturalmente il vincitore di un concorso veniva richiesto da moltissime società in giro per il mondo. Questo è evidente, capita sempre con un vincitore di concorso, e cominciai a dare questi concerti, e poi mi trovai in una situazione in cui sentivo che questa vita così intensa, concertistica, era un po' prematura per me. Volevo studiare, conoscere meglio il repertorio e suonare la musica di Beethoven, di Schumann, di Brahms, che avevo già in parte naturalmente suonato anche precedentemente, ma volevo evidentemente approfondirla. E dopo il concorso di Varsavia ovviamente c'era la tendenza a chiedermi di suonare Chopin, come del tutto normale. È abbastanza ridicolo, perché oggi ritengo che essere considerato un pianista chopiniano è un grande onore o titolo di merito, una cosa bellissima che possa capitare a un pianista, ma allora un ragazzino di 18 anni voleva fare anche molte altre esperienze musicali. Cancellai dei concerti per un anno e mezzo e presi alcune lezioni da Benedetti Michelangeli. Vicino Bolzano, dove lui risiedeva, e poi andai vicino ad Arezzo, dove aveva una villa e dove stavano tutti gli allievi, e rimasi là per un breve periodo. Come si passavano questi
lezione con Michelangeli. Ma mi ricordo, io naturalmente suonai, mi diede dei consigli utilissimi, molto interessanti. Per esempio mi suggerì una diteggiatura magnifica per i trilli, per esempio, che utilizzo ancora. Mi suggerì di cominciare la sonata valsa usando il doppio scappamento del pianoforte, cioè legatissimo, e non tanto dal tasto ma sotto il tasto. Michelangeli suonava dal tasto o usando il doppio scappamento sotto il tasto, pianissimo, per ottenere la sonorità più impalpabile possibile. E poi proseguì un'attività negli anni 60 più, diciamo, più misurata, in cui, che mi permise di naturalmente di arricchire enormemente il mio repertorio. Feci i primi concerti in America nel 68. E risalgono a quegli anni le prime esperienze dirette, eseguire musica, diciamo, moderna. Ecco, possiamo dire che moderno era Schoenberg, era una cosa, o Béla Bartók. Un po' alla volta poi arrivai a Boulez, alla sonata di Boulez, che eseguì nel 68 per la prima volta. Così la vita musicale divenne gradualmente più ricca e il repertorio si era naturalmente esteso e evidentemente mi sentii più sicuro anche. Non aveva il sentimento che c'era un rischio di sparire nel silenzio per due anni? Era il rischio di fare troppi concerti o era il rischio di farsi dimenticare per non aver suonato? I due rischi evidentemente c'erano, tutti e due. In realtà la sua vera carriera internazionale comincia nello stesso periodo degli anni di piombo in Italia. C'è un legame tra il suo interesse per la musica contemporanea e il suo ingaggio politico? Una cosa è la musica, una cosa sono gli interessi e le idee politiche, sono due cose assolutamente diverse e quindi vanno
viste separatamente. Sì, negli anni 60 politicamente io ero assolutamente neutrale, non mi ero interessato alla politica. E come avvenne un certo interesse per la politica, avvenne sì, contemporaneamente anche la mia conoscenza di Luigi Nono. Mi formai una certa coscienza politica, forse anche per queste conoscenze che ebbi in quell'epoca, e presi una decisione di una certa aderenza al Partito Comunista Italiano, avanti, in conseguenza del fatto che in un certo momento il Partito Comunista Italiano condannò l'invasione di Praga dei sovietici, quindi cambiò attitudine si volse direttamente alla democrazia. Su questo punto di vista io precedentemente, pur senza avere delle idee politiche precise, ma ero assolutamente intransigente e non avrei ammesso di avere simpatia per un partito che non fosse stato assolutamente democratico in ogni senso. In quell'epoca di sinistra in Italia era anche una forma di protesta verso una destra pessima allora, adesso negli ultimi anni al di là di ciò, non so come definirla più di pessima, ci vorrebbe un altro aggettivo per definirla bene. Periodo di confronto molto forte fra tendenze politiche, si parlava di golpe fascista o cose di questo genere. C'era una estrema sinistra violenta e si parlava di possibili colpi di Stato di destra. Ci fu una. Lasciarono dell'esplosivo in una banca di Milano, non so se lei ricorda, la strage alla Banca dell'Agricoltura. Come lei sa, non c'è stata. Tuttora non si è fatto chiarezza su questa cosa, come su altre stragi. E ricordo che dopo questa strage, forse il giorno dopo, due giorni dopo, mi ricordo che uscii di casa e andai in Piazza del Duomo, che non è lontana da qui. La Piazza del Duomo era gremita di gente che protestava e mi ricordo che ebbi quella chiara sensazione che
il fascismo non sarebbe passato, perché ci fu una fortissima reazione dell'opinione pubblica contro. E questo mi tranquillizzò assai. Questo, i suoi pensieri si sono tradotti in un'attività musicale. Sì, ci sono stati degli esperimenti in Italia con concerti, incontri decentrati nella città di Reggio Emilia o nei paesi vicini. E a questi io ho partecipato per un certo periodo. Indubbiamente l'idea che la musica dovesse essere un diritto di tutti era fortissimo allora. E per questa ragione vi furono questi tentativi, questi esperimenti. Dal punto di vista dei programmi c'era l'idea di fare coesistere dei grandi classici, delle esecuzioni, per esempio, della musica di Beethoven o di altri grandi autori del passato, con musiche di compositori d'avanguardia, come Stockhausen o Boulez o Nono. Anche nei bis Pollini ha replicato con pagine dedicate a Debussy e ieri sera al Teatro alla Scala Maurizio Pollini ha ripetuto lo stesso concerto davanti a un pubblico di studenti e di giovani in solidarietà con il popolo polacco per la libertà e l'indipendenza dei popoli. Forse la cosa più notevole che fu fatta in quegli anni furono i concerti per lavoratori e studenti che Paolo Grassi ebbe l'idea di fare al Teatro alla Scala a Milano. Claudio Abbado era là e faceva naturalmente i suoi programmi, i suoi cicli, molto importanti musicalmente, e per alcuni anni questi concerti andarono avanti e ebbero un'importanza sia per gli ideali che li aveva ispirati, sia per la qualità musicale che era eccellente. E questi esperimenti che poi non hanno avuto seguito purtroppo. Ma quindi da questo punto di vista c'è stata una, diciamo, una delusione, in quanto non si è visto realizzato. Thank you.
Però anche questa attività era logico che non potesse proseguire nello stesso modo, ma in qualche modo avrebbe dovuto lasciare un segno che rimanesse nella vita musicale italiana. Invece questo non avvenne in misura molto, molto ridotta. Aveva il sentimento di essere parte di un gruppo con Claudio Abbado, con Maderna, con Sciarrino? Sì, ma in realtà no, perché gruppo significa un'unione molto stretta, e invece era un'amicizia che lasciava spazio a tutte le individualità di realizzarsi anche in maniera assolutamente distinta dagli altri. Però c'era indubbiamente un forte legame d'amicizia. I primi incontri con Abbado risalgono agli anni proprio della prima giovinezza. Abbado ha qualche anno più di me, e quindi ci conoscevamo, eravamo amici, e poi andavamo al Piccolo Teatro, per dire, a vedere le regie di Strehler negli stessi anni. Abbiamo fatto musica insieme ed è rimasta una relazione musicale che è continuata fino ad oggi. Tutti questi anni abbiamo continuato a far musica e affrontare gran parte del repertorio più importante, con una conoscenza e una rispondenza del direttore al pianista, del pianista al direttore, che è veramente straordinaria. Ma di solito una relazione fra un solista e un direttore si limita in definitiva a una frazione di tempo molto ridotta. Qualche volta invece le combinazioni e si realizzano molto bene senza provare, affrontando delle prove d'orchestra anche senza intesa preliminare. Ho suonato alcune volte con Karajan, non c'era mai stata nessuna prova al pianoforte, anche naturalmente Pierre Boulez. Bonne forme? Bien. Oui, je suis. Non abbiamo mai fatto una prova al pianoforte. Avete
Avete suonato Bartok senza? Abbiamo suonato per la prima volta il primo e il secondo di Bartok a New York, quando Pierre Boulez era direttore stabile della New York Philharmonic, assolutamente senza nessuna prova al pianoforte, andando in orchestra, o almeno ho dimenticato completamente questa prova, ma non mi pare proprio di no, me la ricorderei. Je sais que vous transportez le piano, votre instrument de concert. Oui, c'est un piano que j'ai acheté il y a deux années, plus ou moins deux années. Alors, presque toujours, je joue sur cet instrument qui me convient beaucoup. Riesce in qualche modo a conciliare due elementi che per me sono estremamente importanti. Il pianoforte non è stato immaginato per tenere dei concerti in sale di persone, era fatto per riempire lo spazio sonoro in una piccola sala. Quindi per far sì che molti pezzi della grande musica arrivino all'ascoltatore è necessario in qualche modo riempire la dimensione di una sala, riempire col suono dello strumento. Allora la potenza del pianoforte per me è molto importante, ma naturalmente si è legata alla cosa ancora più importante che è la qualità del suono. Bisognerebbe essere un pianoforte che concili tutte queste esigenze e che permetta naturalmente di adattarsi alle caratteristiche di ogni autore eseguito. Bisognerebbe avere uno strumento per ogni autore, ma questo è al di là delle possibilità. Ma una piccolissima variante inavvertita ottenuta dall'accordatore può dare alla sonorità delle sfumature diverse, degli armonici diversi. Ogni concerto ci sono delle esigenze nuove, quindi perché le sale sono diverse, perché le persone cambiano, perché io cambio, perché Fabbrini cambia, perché il programma è diverso. Non può essere una ripetizione identica dello stesso processo. Allora, quello che ho capito, va bene la brillantezza, però un pochino sotto. Un bel suono rotondo. Adesso c'è un po' di suono rotondo, ma non... Non completamente. No, assolutamente no. Okay. E sostanza invece, perché la brillantezza non è la sostanza. Sostanza ce n'è anche di più, meglio. Sì. Più sostanza c'è, meglio è, purché sia rotondo. Perfetto. E poi, l'accordatura è un po' cedevole. Sì, adesso è arrivato. E pendant la nuit, le piano et la journée. Il va rester là, cette nuit on va le mettre sur le côté là, toute la journée demain, toute la journée, on le laisse sur le plateau dans la salle. Ah merci. Comment vous faites ? Merci, d'accord. Venez. Le contact avec le student, avec le public, est toujours un moment d'une certaine émotion, parce que peut-être parce que vous êtes changé, parce qu'il y a une émotion musicale, parce qu'il y a le public, parce que évidemment l'acoustique aussi change avec le public. Donc
On n'est pas complètement sûr de ce qui va arriver. Il principio fondamentale al quale mi sono attenuto nella scelta del mio repertorio, che non è particolarmente esteso, come lei sa ci sono dei pianisti che hanno repertori molto più estesi del mio, ma ad ogni modo volevo dirle che la scelta del repertorio è stata sempre determinata da me dalla certezza che quella determinata opera non mi avrebbe mai stancato. Come lei sa, un pianista che ha in repertorio un pezzo lo ripeterà in varie circostanze, in varie città. Ristudiarlo, dovrà avere un rapporto stretto e prolungato con lui. Questo rapporto stretto e prolungato non mi avrebbe attirato in molti pezzi che non sono nel mio repertorio, ma che sono pezzi famosi che altri pianisti hanno suonato meravigliosamente. Però non mi sarei sentito di avere un rapporto prolungato o di doverli studiare attentamente, scrupolosamente, molte volte. Quindi io mi sono attenuto all'idea di suonare solamente composizioni che ero assolutamente sicuro, delle quali ero assolutamente sicuro di non essere mai stancato. Discorso che le ho fatto, che ho scelto tutte opere che avessero una determinata caratteristica di non stancarmi mai, evidentemente mancano molte opere che non mi avrebbero stancato. Molte opere. Molte? Molte opere. Sì. Non può dare un elenco? No, non le voglio dare un elenco. Ma niente di musica spagnola o Scarlatti? Ma Scarlatti è un compositore che trovo è un genio straordinario. Anche con la musica di Ravel ho fatto pochissimo. Esistono proprio esiste una realtà musicale meravigliosa che non ho toccato. E francamente mi dispiace molto in questo caso. C'est un choix qui laisse de côté des œuvres que j'aime beaucoup écouter jouées par d'autres musiciens. Simplement, moi, je fais le choix le plus rigoureux qui soit parce que je dois le défendre en première personne.
Ha un senso che lei sia una sorta di un missionario? No, 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 per carità. No, no, no. No, Dio pie- no, 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 missione, no, assolutamente no. Faccio tutto per il mio piacere, basta. Ah, basta, sì? Sì, quasi basta.